Allora, è chiaro che il panorama è molto variegato, le scelte delle aziende sono decisamente delicate, coinvolgono, come dire, certamente aspetti molto importanti. Certamente il ruolo dell'advisor sono ruoli significativi nel quale l'imprenditore può trovare certamente tutte le competenze necessarie. Io credo però che il ruolo di una banca in qualità di advisor sia, come dire, il giusto compendio tra il trovare le competenze e le capacità di assistenza, soprattutto di una banca come la nostra, che si è strutturata attraverso la creazione di una corporate investment banking all'interno della quale ci sono le competenze idonee per poter seguire le aziende nei momenti di discontinuità, ma che si portano dietro un patrimonio di conoscenza, un patrimonio di storia nei confronti di quell'azienda che io continuo a pensare essere un grande valore. Differente è il rapporto nei confronti di un advisor che a volte, finita questa operazione, come dire, non avrà più rapporti con quella realtà, con quegli imprenditori, con quelle aziende. Nel caso invece della banca, questo rapporto è un rapporto continuativo. Il rapporto fra la banca e l'impresa è un rapporto nel quale la banca è uno stakeholder di quell'impresa, non è un rapporto tra impresa e fornitore. Io credo che questi valori siano valori che possono consentire all'imprenditore di fare la scelta giusta, di farla nel modo giusto e di avere l'assistenza che merita di avere in questo momento.